Hai anche tu un sogno nella mente, ma non riesci a trovare il modo di realizzarlo? Esistono casi invece che hanno funzionato di questo tipo di cose. Vedi Dave Grohl, che prima era il batterista di Nirvana, poi è diventato leader di una band ancora più famosa e in attività adesso. O Phil Collins, che durante la carriera con i Genesis ha fatto una carriera solista, è uscito dai Genesis, è rimasto in piedi come artista solista, ha suonato la batteria in studio con altri musicisti. Insomma, ce ne sono diversi di personaggi, pochi, che usciti da una band sono entrati in un'altra band o se ne sono formata un'altra o hanno continuato il lavoro come turnista. Ok? Quindi è molto rischioso quel tipo di percorso se non sei adeguatamente preparato. Quindi avrai capito che il risultato ottenibile è sì più rapido, però nasconde delle insidie. Quindi nel caso di situazione di batterista di una band, l'ottenibilità di un risultato è quella di focalizzarsi solo su una cosa e puntare su quella sperando che duri nel tempo. La sostenibilità invece è quella di avere più competenze e capacità, e quindi se una situazione non funziona o perlomeno funziona per troppo poco tempo, tu sei in grado di spostarti in altre situazioni rimanendo nel tuo ambito, ovviamente. Oppure nella situazione B, cioè tu non sei un batterista da band ma sei freelance, sei il turnista. Che succede? Succede che tu devi lavorare prima in preparazione, perché devi prepararti a leggere la partitura, devi essere tecnicamente molto capace, devi conoscere tanti stili musicali, devi conoscere la tecnologia. Insomma, il lavoro di preparazione è più lungo prima di entrare sul campo di battaglia, diciamo così. Quindi se tu sei un batterista ben preparato e quindi subito all'inizio della tua carriera comincia, perché qualcuno ti ha visto suonare, vede che sei bravo, ti chiama, ma non hai capacità di relazione con gli altri musicisti o di autopromozione, succede che se hai un pessimo carattere la voce si sparge, quindi non ti chiamerà più nessuno. Se non sei capace di autopromuoverti, resti a casa tua a studiare tutta la vita diventando ipertecnico, ma nessuno lo sa. Quindi la sostenibilità del progetto B è che devi imparare a relazionarti con gli altri, perché conosci sempre persone diverse, nuove, non approfondisci magari il rapporto come nel caso di una band, dove se una volta litigate poi ci si perdona perché c'è un'amicizia o un legame. Nel caso del turnista, se litighi una volta sei fuori e chiamano un altro. Non è permesso litigare quando fai il turnista. Quindi la sostenibilità, torno a ripeterti, è quella parte di te che deve essere sviluppata come capacità relazionale e capacità di autopromozione, perché devi far sapere che sei bravo, devi promuoverti, ok? Devi sapere come si fa, che esula dai paradiddle, ok? E poi c'è la situazione C, la situazione dell'insegnante. Quindi tu la miglior cosa che puoi fare per avere un progetto di insegnamento sostenibile è avere innanzitutto un programma. Cioè devi avere un programma di insegnamento, non puoi insegnare a macchia di leopardo qualsiasi cosa ti viene in testa il giorno che entri in aula. Devi avere capacità di promuoverti, anche in questo caso. Sarebbe meglio che tu lo facessi in proprio invece che dentro la scuola di qualcun altro, ma se lo fai dentro la scuola di qualcun altro comunque devi essere in grado di proporti, di proporre un programma che abbia un senso, che convinca il proprietario della scuola ad assumere te invece che qualcun altro. Quindi, come vedi, anche in questo caso la preparazione è fondamentale per ottenere uno scopo. La conclusione di tutto questo discorso qual è? Che l'ottenibilità è vero che è meno faticosa, ma è più effimera, è rischiosa. La sostenibilità invece presuppone un grosso lavoro di preparazione. Quindi, in base alla mia esperienza, quello che posso dirti con certezza è che fallire nella preparazione equivale a prepararsi al fallimento. E non è certo la cosa migliore da fare, no?